Un saluto ai nostri telespettatori, un approfondimento, quello di oggi, che riguarda ancora il nostro ambiente malato. Questo perché ci sono degli ulteriori allarmi che sono di questi giorni, in particolare uno lanciato dal noto quotidiano britannico The Guardian, che è datato 24 settembre. Dicevo, l'allarme riguarda l'inquinamento atmosferico che, secondo quotidiano inglese, fa marcire il nostro cervello. In particolare, da uno studio ad alto livello universitario, l'Università di Pechino, si parla degli alti livelli di CO2 nell'aria che sarebbero responsabili, almeno una concausa, nella perdita delle funzioni cognitive, tra l'altro. Io aggiungerei, quindi, tra i tanti danni che porta alla nostra salute l'inquinamento, c'è anche questo. E poi noi lo andremo ad incrociare con le conclusioni di un congresso che si è svolto qualche giorno fa a Roma e che riguarda, che ha visto protagonisti i medici per l'ambiente. Anche qui una serie di allarmi e di situazioni di emergenza, in particolare perché influiscono sulla salute dei nostri bambini. Sono sempre più le vittime predestinate di un ambiente malato. Ne parleremo oggi nei nostri studi con il professor Rocco De Prisco, che saluto e ringrazio, ma ringrazio soprattutto perché per lo studio effettuato, appunto, di ricerca su quello che viene fuori negli ultimi giorni, nelle ultime ore. Allarmi atmosferici, professore De Prisco, un grande rischio per la salute ambientale in Europa. Ci sono 1000 morti premature al giorno, 10 volte in più rispetto ai decessi per incidenti automobilistici, e i limiti europei sono molto più deboli di quelli imposti dall'OMS, molti paesi non li rispettano, e per questo che ci ritroviamo in questa situazione. Ma andiamo per ordine, perché partiamo dallo studio dell'Università di Pechino, che è datato 24 settembre, la fonte appunto è il The Guardian, il noto quotidiano inglese, che parla appunto delle ripercussioni anche sul nostro cervello e quindi sulle funzioni cognitive di tutti noi, con malattie mentali per i bambini e demenza precoce negli anziani. Quindi anche questo influisce. Io ringrazio, come al solito, Telenova, che mi dà la possibilità di convalidare dati che noi stiamo dando già da molti anni. Da molti anni stiamo cercando di sensibilizzare la popolazione e i cittadini ad una maggiore attenzione a ciò che riguarda il mondo che ci circonda, ma soprattutto ciò che riguarda l'agro nocerino sarnese. Premesso che nel nostro territorio abbiamo di tutto di questi inquinanti di cui si parla a livello mondiale. Se parliamo di inquinanti dell'aria, li abbiamo; se parliamo di inquinanti del suolo, ce l'abbiamo. Non dimenticate che l'area del Sarno, il bacino del fiume Sarno, è considerato il sesto sito più inquinante, il sesto fiume, uno dei più inquinati del mondo. Nel 2012 noi eravamo sito di interesse nazionale per quanto riguarda gli inquinanti, poi improvvisamente questo sito è sparito dalla regione. Cioè, questo per dire, l'inquinamento del radon ce l'abbiamo, l'inquinamento dell'amianto ce l'abbiamo, non sappiamo qual è la condizione delle acque, quindi diciamo che nell'agro nocerino noi abbiamo di tutto per essere, secondo me, preoccupati. Non è il solito, cioè non è il solito allarme che facciamo ogni volta da questa emittente. Oggi viene ribadita, attraverso ricerca riconosciuta a livello mondiale, il ruolo degli inquinanti sulla nostra salute. C'è un rapporto OMS del 2018 che parla di 7 milioni di persone che muoiono ogni anno per l'aria inquinata, e soprattutto 3,8 milioni sono dovuti all'inquinamento domestico. In effetti, diciamo, è la quarta malattia di morte dopo l'ipertensione, alimentazione e tabagismo dovuta agli inquinanti. Quindi questo mese c'è tutta una serie di documenti. L'ultimo, io vorrei accennare l'ultimo, che è uscito anche il 14 settembre di quest'anno,
E in Germania è nata un'associazione che per l'ambiente, si chiama la qualità dell'aria non è un bene vendibile, cioè non, né trattabile né diciamo in qualche modo che si può con le istituzioni. Ecco, non è un bene trattabile, perché praticamente questa associazione è riuscita a vincere la causa in 12 città della Germania per gli inquinanti dovuti al motore diesel. Quindi questo fa capire quante ora a livello europeo, soprattutto tra le associazioni di volontariato, sia importante questo questo argomento dell'inquinante. Poi vediamo a quelle che le risultanze, che poi le vediamo passo per passo, del recente congresso cancro e ambiente che si è tenuto lì a Roma, dove effettivamente si è detto una volta per sempre che il cancro è di origine ambientale con riflessi genetici. Quindi esatto. In effetti una parte della genetica ma l'ambiente gioca un ruolo. È una che ci dice questa definizione praticamente, che il cancro è una malattia ambientale su base genetica. 10 anni fa gli oncologi, ma anche forse tuttora parlando con qualche medico, questa definizione non viene completamente accettata, cioè viene sempre, l'ambiente non viene ritenuto una causa principale dei tumori, mentre ormai in questo convegno internazionale è stata messa proprio la definizione esatta, che il cancro è una malattia ambientale su base genetica, ma soprattutto è stato posto rilievo sui giovanissimi. Ecco, noi siamo qui oggi perché abbiamo tanti giovani, abbiamo le scuole, dobbiamo dare un'informazione molto dettagliata perché tutti possano comprendere la gravità della situazione e perché questo territorio ha bisogno di una politica diversa, una politica più attenta verso l'ambiente, perché noi abbiamo questo dovere verso i giovani, ma anche verso le mamme che attendono. Poi vedremo il perché, le mamme che in gravidanza. Sono sempre più colpiti i bambini e questo è inquietante. Così come inquietante è l'allarme che viene lanciato, che è stato lanciato in questi giorni proprio dal The Guardian, che ha ripreso lo studio dell'Università di Pechino. L'ambiente, i livelli di concentrazione di anidride carbonica, che sono quelli, per intenderci, che vengono fuori anche dagli scarichi delle automobili, è per questo che noi diciamo che è giustificata la battaglia anche a chiudere i centri urbani, a cercare di diradare il traffico che invece nelle nostre città è sempre più incombente, perché questo incide anche sulle capacità cognitive, sulla nostra mente, ci rallenta il pensiero, dice questo studio, il nostro modo di pensare, siamo anche meno propensi a sviluppare nuove idee e questo ci sembra davvero inquietante. Diciamo che anche una aspetto che può interessare gli anziani, perché gioca un ruolo molto importante sulla demenza precoce degli anziani, quindi tutto quello che noi non vediamo, perché semmai siamo soliti fare la passeggiata tra il traffico, siamo soliti fare code enormi dietro al traffico, quindi sono i pericoli nascosti, perché non a caso i tedeschi hanno vinto questa battaglia sulla NO2, sul biossido di azoto, che è dovuto per esempio ai diesel vecchi, no? Questo c'è uno scarico e quindi sono anomalo. E nelle nostre zone che vediamo tantissimo. E diciamo pure che alcune case automobilistiche hanno fatto dei software per nascondere questi dati, no? Che in più che davano le auto, quindi in effetti noi ci dobbiamo difendere da vari settori, cioè dobbiamo difendere dalle auto che sono vecchie, che inquinano, ci dobbiamo difendere dal particolato, ci dobbiamo difendere dalle polveri sottili, ma ci dobbiamo difendere anche da altre fonti di inquinamento che tratteremo man mano che andiamo avanti in questo, sugli aspetti più importanti che sono venuti fuori dal convegno internazionale di Roma. Io dico che dovremmo su tutto far comprendere anche ai nostri telespettatori che ognuno ha un ruolo e che se oggi siamo qui per portare avanti delle battaglie che sono rivolte alle istituzioni ma sono rivolte anche ai cittadini, perché c'è un editoriale sul Corriere della Sera del 16 settembre, quindi recentissimo, di Sergio Arari, che dice proprio questo: il ruolo dei cittadini è fondamentale per guidare le politiche degli stati e i comportamenti dei cittadini
quotidiani che sono ancora più importanti, perché in maniera responsabile ognuno deve fare la sua parte. Quindi sempre più un ruolo determinante al cittadino, che deve battersi nella quotidianità, ma deve anche avviare delle battaglie intraprese sui territori perché questi fattori di inquinamento diminuiscono e si faccia qualcosa proprio per l'ambiente che ci circonda. Io faccio un appello alla politica, non deve guardare nelle associazioni ambientalistiche talvolta come i nemici della società, oppure al ricercatore come terrorista, il quale in qualche modo parla solo degli aspetti negativi, non degli aspetti positivi. La politica deve guardare un pochino anche alla salute del cittadino, perché noi soprattutto nel nostro territorio abbiamo dei problemi grossi, abbiamo dei problemi di malformazione fetali dovuto ad ambiente, abbiamo dei problemi di patologie che sono in aumento, abbiamo problemi di aria inquinata da non trascurare. Credo che tutti quanti insieme noi e i cittadini debbano avere più coscienza di questo, partecipare di più alle battaglie che si fanno per l'ambiente. Io inviterei anche le scuole a mettere su un format, siamo disponibili a dare tutto l'aiuto possibile anche scientifico affinché si acquisiscono anche presso di loro e presso la famiglia alcune nozioni che in qualche modo possono anche possono portare per esempio ad effetti benefici, come ad esempio dire che a casa ogni mattina bisogna areggiare le cose, perché c'è un inquinamento domestico da non sottovalutare. Anche questo inquinamento domestico porta delle morti premature, così come ci dicono alcuni lavori scientifici di recente data. Noi questo lo stiamo dicendo perché sono le conclusioni del congresso che si è svolto a Roma proprio il 15 settembre scorso, una 3 giorni di congresso dei medici per l'ambiente, il SIMA, la Società Italiana di Medici per l'Ambiente, che è arrivato a delle conclusioni importanti e che riguardano purtroppo le nostre realtà. Innanzitutto che in alcune zone d'Italia, ci dicono dagli atti del congresso, quelle più inquinate in particolare, si arriva al 90% di casi di tumore in più rispetto a quelle dove l'ambiente è più sano, che servono degli interventi decisi da parte delle istituzioni, lo dice proprio il presidente della Società dei Medici per l'Ambiente. Le conseguenze di un ambiente inquinato interessano la salute dei cittadini, ma hanno ovviamente ricadute anche economiche. Il cancro è una malattia ambientale su basi genetiche, sono queste le conclusioni del congresso. Purtroppo ci allarma, ci preoccupa sempre più, questo è un titolo dei maggiori quotidiani, sono i bambini, ecco, io questo volevo mostrarlo, a pagare le maggiori conseguenze, a farne le spese. Questo perché, professore? Perché allora, i bambini oggi sono maggiormente oggi colpiti. Secondo le risultanze di questo convegno, si ammala un bambino ogni 5-600 in Italia. Abbiamo di cancro un bambino ogni 5-600 e 1800 casi nuovi di cancro i ragazzi sotto i 14 anni. Quindi il tumore diventa la prima causa di morte in età pediatrica. Ecco, questo, diciamo, può focalizzare questa conclusione di questo convegno. Se, diciamo, questi tumori sono in aumento dove si vive, nei siti inquinati, dove c'è un inquinamento che diciamo una sommatoria di inquinanti vari, questo, diciamo, è un altro aspetto da poter, diciamo, da vedere e come cercare di poterla salvaguardare. Perché più danno ai bambini? Perché i bambini purtroppo hanno un sistema immunitario in formazione, soprattutto rispetto ai lattanti, per esempio, in proporzione respirano volumi doppi di aria e bevono 7 volte in più. Quindi l'eliminazione delle sostanze tossiche è meno efficiente. Poi un altro aspetto che ha messo molto in evidenza questo convegno è quello sull'impatto sui feti, cioè sulle persone, sulle donne che aspettano i bambini. C'è un'incidenza molto forte su di questi inquinanti. Ecco perché questo inquinante è sotto una nuova scienza che si chiama l'epigenetica. Questa scienza epigenetica quindi ha fatto sì che effettivamente in questo modo si è potuto più studiare l'impatto dell'ambiente sulla malformazione fetale. Non ci dimentichiamo che nel 2001 già ci fu una pubblicazione
che una pubblicazione molto forte che indicava in alcune zone del nostro territorio un aumento di malformazioni fetali. Questo aumento di malformazioni mi piace di nuovo ricordare, nel 2012 l'Università di Salerno ha condotto studi molto agguerriti su molte donne in gravidanza analizzando il liquido fetale, dove praticamente abbiamo avuto che Nocera Superiore aveva un record negativo di malformazione fetale, ma la provincia di Salerno si collocava nelle prime. Lo ripeto ancora una volta, secondo me a livello proprio di gravidanza, a livello proprio di ginecologi, c'è bisogno oggi, che non si può fare alle persone in gravidanza che in questo territorio, c'è bisogno di fare un'analisi, diciamo, diverse, analisi più approfondite, quindi bisogna andare in modo da dare più, diciamo, più certezza di avere dei bambini sani durante, quindi nasce di bambini sani, ma soprattutto questo, diciamo, anche per una questione proprio di sociale, ma anche una questione di costi successivi e di quelli che verrà dopo. Non ci dimentichiamo anche che in questo territorio abbiamo un aumento di bambini autistici c'è una parte della scienza, ma molti lavori di ricerca a livello internazionale che indicano nei metalli pesanti, nel mercurio e in altri metalli tossici, una delle concause di malformazione fetale che poi portano a queste patologie come l'autismo. Detto questo, abbiamo fatto una panoramica, ecco perché si mette sempre i giovanissimi. Questo convegno, esatto, è stato basato soprattutto sui giovani, e noi abbiamo proprio un dovere morale di pensare proprio a questa realtà. Le donne in gravidanza, i bambini che vanno a scuola, bisogna pensare agli anziani, abbiamo bisogno di rivoluzionare la nostra idea di politica sull'ambiente. Non dico di chiudere le strade al traffico, perché l'agro è fatto in un modo tale che diventa quasi complicato, ma pensare a nuove politiche. Per esempio, come la città di Modena, ci piace dire, cioè, lo ripeto sempre, che cosa ha fatto? Fino anche le panchine con i pannelli con delle piante, con dei vegetali che assorbono fino all'80% degli inquinanti, ma soprattutto ha vietato alle donne che portano i bambini piccoli nei passeggini di avere i passeggini che siano non all'altezza degli scarichi delle auto, ma siano più alti, in modo che non respirino direttamente lo scarico. Quindi sono alcuni, diciamo, allora, c'è sono bisogno di una sensibilità, io dico, anche perché lei faceva l'esempio di Modena. Sicuramente è importante che un sindaco, un amministratore locale cominci a pensare in questa direzione. C'è l'esempio della Brianza invece, che va a controllare le proprie acque, e sarebbe anche qui indispensabile. Abbiamo degli organismi, degli enti che sono preposti, per esempio mi viene in mente la Gorima, dirne una, maggiori controlli o più approfonditi controlli per capire quante sostanze inquinanti sono nelle nostre, perché anche l'acqua è uno dei veicoli di trasmissione. Lo ripeto e lo continuo a ripetere, mi prendo tutta la responsabilità. Gli oncologi, nelle loro conferenze stampa e nei loro interventi, quando si è chiesto, ma scusate, se voi foste il papà di un bambino piccolo colpito da tumore, che cosa chiedereste alle amministrazioni? Rispondono tutto: il controllo dell'acqua. A me questo mi ha colpito, questo fatto del controllo dell'acqua. Dice: fate fare la prima cosa, cominciamo a controllare l'acqua. A casa la Brianza ci dice che ci sono 100.000 inquinanti presenti in varie forme nelle acque, nelle nostre acque. Allora, io mi ripeto e lo ripeto di nuovo, nel nostro territorio abbiamo l'acqua in abbondanza, ci sono perdite durante il percorso, però non abbiamo un monitoraggio come lo sta facendo la Brianza sulle acque, come lo sta facendo la regione Lombardia sulle acque e come lo sta facendo la regione Veneta. Cioè, io avverto la Gori, non ci può dare le analisi normali, calcio, cloro e a noi non ci interessano queste analisi, a noi ci interessa fare un'analisi costosissima che il comune cittadino non si può permettere di fare, perché costa tra le 5 e 600 euro una. Vogliamo sapere se nelle nostre acque che arrivano nelle nostre case per i vari usi siano acqua che non abbiano questi contaminanti speciali. Io vado oltre, professore, non vogliamo soltanto sapere, perché facevamo il caso della Brianza e quindi Monza, la Lombardia. Io qui leggo che grazie ad attrezzature all'avanguardia e alla collaborazione con l'IRSA CNR vengono studiati gli inquinanti emergenti, ma per fare cosa? Per trovare anche l'antidoto, cioè i metodi di depurazione sempre più adeguati
per garantire un'acqua pulita e di buona qualità. Quindi questo è possibile. È possibile purificare l'acqua inquinata, quella che arriva nelle case, che sgorga, che esce dai rubinetti, o quella che andiamo a bere poi oggi, perché anche questo. La Gori sicuramente, se noi non paghiamo, ci chiede sempre, ci fa le mani. Per dire, perché la nostra responsabilità è l'ente che in questo territorio, che fornisce. Dovrebbe cambiare politica anche lì. L'ARPAC sembra che non abbia proprio le attrezzature sufficienti, ma loro facciano anche loro un accordo con questo istituto del CNR di Milano, che ha le attrezzature sufficienti per fare questo. Cioè, i cittadini hanno il dovere di conoscere la salubrità dell'aria, dell'acqua e di quelle che arrivano nelle nostre case. Questi inquinanti emergenti di cui si parla, noi non sappiamo se ci sono o non ci sono, però sappiamo che alcune patologie sono in aumento nel nostro territorio. Sappiamo anche che è possibile depurare queste acque, perché ci sono oggi le tecnologie, perché se tu lo sai agisce in un modo diverso. Quindi, se non lo sai, noi continuiamo a poter avere un bene che è alla portata di tutti, che anche, oggi ha anche i suoi costi, però senza sapere se siamo nella più assoluta sicurezza. Io ritorno ancora su questo, ognuno deve avere una propria coscienza, al di là della coscienza civica, ma anche una coscienza individuale, e ritorno ancora perché da brividi il dato che ci viene fornito da Ernesto Burgio, sempre nell'ambito del congresso che si è svolto a Roma. Burgio è pediatra, membro dell'European Cancer and Environment Research Institute di Bruxelles, e dice: sentite qui, troppo spesso si pensa al cancro come una malattia della terza età, sottovalutando invece che l'aumento dell'incidenza dei tumori riguarda tutte le età, ma soprattutto l'infanzia. Specialmente questo sta accadendo negli ultimi anni. L'incremento dei casi nel nostro paese desta preoccupazione, perché, sentite questa, si ammala di cancro un bambino ogni 5-600. In Italia si registrano circa 1500 nuovi casi negli under 14. Se questo è vero, se questi sono dati reali, allora bisogna fermarsi un attimo tutti, ognuno per il proprio ruolo e per le proprie responsabilità, anche il comune cittadino, e chiedere controlli, chiedere soprattutto che si intervenga sui fattori inquinanti prima che sia troppo tardi. Lo dobbiamo ai nostri figli innanzitutto. Quindi dicevamo, future generazioni che sono già marchiate, professore De Prisco, da un ambiente malsano, non sono poche le responsabilità, ognuno deve fare la sua parte, chiedere un intervento, una politica diversa da parte delle istituzioni, diciamo che è un diritto di tutti i cittadini. E poi cerchiamo di cambiare anche le nostre abitudini, a partire dalla campagna sulla plastica, che negli ultimi tempi è una vera e propria battaglia, crociata contro la plastica, quella che viene utilizzata comunemente, quella nei bar, quella nelle abitazioni. Come bisogna fare? Anche in questo convegno è emersa la questione plastica, tanto è vero che si invitano i cittadini, anche se quindi a usare bottiglie di vetro, quindi anche per le varie, non solo per l'acqua, ma anche per altri usi, perché il vetro ovviamente non inquina come la plastica. Quindi anche lì c'è un consiglio, quello di invitare i cittadini quindi ad usare più vetro e meno plastica. Quindi proprio c'è un settore che si chiama bottiglie di vetro. L'area domestica inquinata, un altro dei punti affrontati in questo convegno. Che cosa vuol dire? L'area domestica inquinata fa un certo numero di morti rispetto che non sembra, no, che l'area domestica sia inquinata, invece abbiamo alcuni inquinanti come l'anidride carbonica, altri inquinanti che vengono dalle polveri sottili, per esempio che vengono giù dalle case che vivono vicino a strade a molto traffico. Allora il consiglio che si dà: la mattina obbligatoriamente bisogna tenere per un paio d'ore le finestre aperte per fare il ricambio dell'aria, ma dovuto anche non solo agli inquinanti, noi abbiamo anche inquinanti dovuti al radon, molte delle nostre case hanno questo radon, quindi abbiamo bisogno. Poi una terza tematica che anche è stata trattata qui un po' di meno, però anche questa è importante, è l'amianto. Quindi anche qui nel nostro territorio avremo bisogno di conoscere bene se c'è ancora dell'amianto in qualche parte, perché l'amianto è un'altra delle concause di alcuni tumori polmonari che... Diciamo che anche questi territori hanno la loro importanza. La loro. Concludiamo su uno dei temi che è stato sempre il nostro cavallo di battaglia, cioè gli alimenti che noi assumiamo.
si parla di dieta mediterranea, ma io per dieta mediterranea penso ai vegetali, penso ai prodotti anche delle nostre terre, dell'agricoltura. E allora i fattori inquinanti che sono presenti purtroppo nella nostra agricoltura, dicevamo all'inizio che i limiti e i parametri non sono così concordi tra l'Organizzazione Mondiale della Sanità e i limiti stabiliti dall'Europa, era una serie, e qui è bene dirlo, di interessi contrapposti. Purtroppo prevale sempre più la logica dell'economia rispetto a quella della salute. In effetti vi leggo solo queste tre righe: sono inquinanti i residui e i sottoprodotti delle attività industriali e agricole, ma anche i rifiuti biologici che produciamo e che interferiscono con le catene alimentari. Quindi, in effetti, se noi parliamo della dieta alimentare oggi in tutto il mondo, se noi guardiamo solo alla frutta e verdura, non c'è un ente di ricerca, non c'è una linea di ricerca che non indichi in un maggior consumo di frutta e verdura le condizioni per avere più antossidanti nel nostro organismo che combattono i radicali liberi e per aumentare i livelli di protezione. Ma io dico sempre, anche se il Ministero della Sanità su 96.000 casi ha trovato pochissimi casi che non erano nella norma, ma io mi auguro che in futuro le tecnologie da adoperare siano tali che tutti i pesticidi non vengano più usati nella nostra agricoltura, perché anche avere, io la penso così, anche i residui che sono nella norma a me non stanno bene, perché gradirei che in un futuro, che i nostri, se è vero che la nostra frutta e verdura è una frutta e verdura tra le migliori che possiamo avere nel mondo per la loro qualità nutrizionale, ma è pur vero che noi dobbiamo dirci verso la strada la più assoluta sicurezza alimentare, e la sicurezza alimentare si usa sia soltanto se noi cominciamo, come nei paesi del nord Europa e anche in altri paesi del mondo, si cominciano ad usare tecnologie pulite per avere un prodotto pulito alla fine. Anche questo dobbiamo richiederlo a gran voce. Sì. L'utilizzo, ovviamente ci appelliamo alla coscienza anche dei nostri agricoltori, perché ne va un po' il futuro dell'intero pianeta, ma anche di ognuno di noi. E quindi chi non conosce situazioni nelle famiglie particolari? Pensiamo che siamo tutti responsabili di quello che accade, delle malattie, della salute di tutti noi. C'è un aspetto sociale da non sottovalutare. In un'economia così, che non è florida in questo periodo, se noi alle persone comprate il prodotto biologico che costa molto, ma è logico che chi va al supermercato si va a comprare quelle che costa di meno, la frutta che costa di meno, la verdura che costa di meno, cioè tu vai a comprare quello che non è certificato al 100%, quindi il prodotto biologico è ancora solo per una certa nicchia di persone. A me questo non sta bene, perché ecco perché io propongo le tecnologie pulite, perché tutti possono accedere a quello che è una necessità per tutti quanti noi, è una alimento pulito sulla nostra tavola. E chiudiamo questo appuntamento ancora una volta con l'appello alle istituzioni locali, per arrivare per gradi, ma cominciamo ognuno, l'istituzione famiglia innanzitutto, con i comportamenti quotidiani che devono andare nella direzione giusta per arrivare a quello poi prettamente civico, e quello che riguarda un po' i sindaci e gli amministratori. Cambiare politica si può, non occorrono chissà quali grandissimi investimenti, cominciamo con una politica di piccoli passi che vada in questa direzione. Io mi auguro, come stanno facendo attualmente a Terni con la Fondazione Veronese, una settimana dedicata proprio alla politica ambientale fatta nelle scuole, nelle istituzioni, nelle comunità, attraverso questa possono emergere delle idee anche fatte dai ragazzi stessi su un futuro della città. Bisogna ridisegnare la nostra città, bisogna ridisegnare una città sui bambini, quindi proprio adatta per i bambini, perché se è vero che i giovani che emergono da questo convegno sono quelli più a rischio, noi dobbiamo fare tutto in modo, noi adulti, ma soprattutto chi c'è, la politica deve darsi da fare per cercare di dare più sicurezza a questo territorio. Lo dobbiamo ai nostri figli, ai uomini del domani. Grazie professore De Brisco per questa importante conversazione, e ovviamente grazie a voi da casa per averci seguito. Arrivederci.